Per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, è stato visto che questo processo è particolarmente facilitato nel bambino fino a circa l'età di 15 anni. In seguito, invece, diventa sempre più difficile, sempre più complicato apprendere un nuovo idioma. Ed è stato osservato in particolare che quando una lingua straniera viene appresa da adulti, si creano a livello dell'area di Broca due aree distinte dedicate al processamento della lingua madre e della lingua appresa appunto in età adulta, e questo rende particolarmente difficile il passaggio da un linguaggio all'altro. Invece nel bambino si ha una colocalizzazione dei neuroni che rispondono al processamento dei fonemi delle due lingue. Quindi questo rende molto più facile il passaggio appunto da una lingua all'altra. La plasticità del sistema nervoso è molto forte durante l'età infantile anche per quanto riguarda il sistema motorio. Questo è stato in particolare osservato nei soggetti che si dedicano alla pratica musicale e in particolare nei violinisti. I violinisti hanno una rappresentazione corticale dell'arto sinistro molto più sviluppata rispetto ai soggetti normali, soggetti che non praticano questo strumento. E questo li rende in grado di compiere quelle magnifiche evoluzioni dell'arto necessarie proprio per suonare questo strumento. E è stato osservato che l'ampiezza della rappresentazione dell'arto sinistro nella corteccia motoria varia a seconda dell'età di inizio della pratica musicale, e questa espansione è particolarmente evidente nei soggetti che hanno iniziato molto precocemente a studiare lo strumento dai 5-6 anni.